Campetto occupato che si fa nel giorno in cui non si festeggia più, perché il termine non è esatto, ma è la giornata della donna internazionale. Siamo con una ragazza del raggruppamento che ha organizzato questa manifestazione. Qual è lo scopo? Allora, guardi, gli scopi sono diversi. Principalmente la base è appunto riconoscere alla donna il diritto di essere una persona completa, che non ha necessità di avere bisogno della figura dell'uomo per fare delle cose anche semplici, perché appunto quello che è accaduto qui è che una signora è stata aggredita alle 4 di notte da un uomo, quindi è il messaggio che c'è dietro tutto questo, nel senso. Una donna può, anche solo per tornare a casa, fare un piccolo tragitto a piedi, dover pensare di aver per forza bisogno di un uomo? Cioè noi, personalmente io, non ho un grande bisogno che mi vengano regalate delle mimose, dei fiori, dei regali. Io vorrei che mi fosse regalata la libertà. Vorrei semplicemente avere la libertà di poter scegliere per me stessa, ecco, di sicuro non dovermi stare appunto a fare questi problemi. Io penso che tutti quanti adesso stanno risentendo tanto questa cosa del coprifuoco. Quindi poi adesso il riferimento particolare all'episodio, questo Sì, scatenante qui, all'episodio che ripropone scatenante, una serie però di è problematiche. generalizzato perché. Ecco. Cioè, anche oggi, ad esempio, io dalle persone che conosco, diciamo, io non mi aspettavo che mi regalassero delle mimose, mi aspettavo di trovarle qui. Per il semplice fatto che se voi volete fare un bel regalo alla donna, regalatele la sicurezza che se mai dovesse presentarsi un fatto mostruoso come quello che è successo, c'è tutta una città che risponde. Cioè, regalateci la consapevolezza che non siamo sole, che non è una lotta nostra. Non è così. Quindi Non è così, molte volte purtroppo non è così. lo scopo qual è? Di sensibilizzare il più alto numero di persone possibili. Ma vi dispiace che ci sia poca gente, ma È l'aspettavate? Anche quello la che mi pioggia non vi ha dispiace, aiutato, è no? quello lì che le sto dicendo che Quello mi volevo dispiace, perché quello era il mio regalo, dire. Sì. sapere che ci sono delle persone che si interessano della libertà e della sicurezza della figura della donna. Però voi volete continuare, credo. Non vi fermate, il fatto che mo non ci Certo siete. che non ci fermiamo, ma guardi, sono troppo spesso le frasi che si sentono dire no, perché ormai la donna nel 2021, figurati se gli mancano i diritti. Non è vero, questo si vede nel comune vivere. Se parla una donna ottiene molta meno attenzione di quella che ottiene un uomo. Se è la donna accompagnata da un uomo c'è un altro discorso. Sono tutte piccole dinamiche che si possono vedere dentro casa, nei posti di lavoro. Quindi diciamo, questo è stato un fatto eclatante, però c'è tanto da fare ancora. Ho capito. Grazie. Prego.